Poracci, bravi che mi avete riconosciuto al volo Shenmue, anche se in realtà non si trattava del gioco vero e proprio, ma più che altro di una demo tecnica che serviva a presentare l'opera di Yu Suzuki, conosciuta in Occidente come What's Shenmue. E ho deciso di utilizzare queste immagini per rendere omaggio a Hidekazu Yukawa, conosciuto come Mr. Sega, la cui scomparsa è stata resa pubblica qualche giorno fa. Yukawa divenne un vero e proprio simbolo della Sega di quegli anni e al suo volto fu associata alla campagna marketing dell'ultima grande console dell'azienda. Con la sua scomparsa se ne va un pezzo importantissimo della storia del videogioco e mi sembrava giusto omaggiarlo in un modo o nell'altro. Questo non toglie però il fatto che nessuno di voi ha ancora riconosciuto il primo titolo, che ormai ci portiamo appresso da ben 3 episodi. Dai, ora vi do un aiuto mostruoso. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate e sorprendetemi e dai. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre in forma smagliante. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima. Discuteremo delle recensioni di Mario Strikers, tra cui c'è anche la mia che è uscita su Every Eye. Poi parleremo di un altro seguito che Nintendo ha deciso di far sparire dalla circolazione e infine chiuderemo analizzando gli ultimi rumor riguardanti il maestro della trollata tutta giapponese, Hideo Kojima. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito ad allacciarvi gli scarpini e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Bene, ho detto tutto, i link li trovate in descrizione, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Ieri non ne abbiamo parlato, ma lunedì sera c'è stato l'evento di Limited Run Games, dove sono state annunciate ben 33 edizioni fisiche che verranno prima o poi commercializzate, e tra queste c'era una vera e propria chicca. Oddio, in realtà le chicche erano tantissime. È stata presentata roba veramente assurda, tipo la riedizione di Glover per Nintendo 64, o la versione fisica di Doom Eternal per Switch, che sembrava ormai essere stata cancellata per sempre. La vera star rimane però Shredder's Revenge, la cui Collectors non è stata ancora mostrata formalmente, ma ora sappiamo che avrà al suo interno una steelbook, una scatola a forma di VHS, un mini cabinato arcade, una guida strategica e anche una action figure di Shredder. Ma le buone notizie non finiscono qui. A quanto pare la versione liscia, almeno in Nord America, sarà distribuita anche dai maggiori rivenditori e non solo tramite il sito di Limited Run Games. Speriamo che lo stesso accada anche in Europa. E poi gli americani, con ogni acquisto del gioco, si beccheranno un buono per una pizza da Pizza Hut. Geniale! Quest'anno, a causa delle restrizioni pandemiche, l'ESA ha preferito cancellare in toto le E3, preferendo non proporre una versione digitale dell'evento come è successo l'anno scorso, visto lo scarso riscontro di pubblico. Ma ci sono buone notizie: l'ente sembra intenzionato a ripartire alla grande per il prossimo anno. Il presidente dell'ESA, Stanley Pierre Lewis, ha dichiarato durante un'intervista al Washington Post che per il 2023 l'E3 sarà sia un evento fisico che digitale. E chissà se quello che un tempo era l'appuntamento più importante in Occidente per quanto riguarda le novità del mondo videoludico riuscirà a tornare agli antichi splendori. Mentre ci domandiamo se vedremo o meno Bayonetta 3 nel prossimo Direct e se effettivamente il gioco verrà pubblicato entro la fine dell'anno, Hideki Kamiya si è espresso sul titolo di prossima uscita ed ecco cosa ha avuto da dire. Parole chiare che di sicuro non hanno bisogno di spiegazioni. Siete d'accordo, no? Beh, dai, scherzi a parte, il folle Game Director ha raccomandato assolutamente di giocare i primi due episodi prima di mettere le mani su Bayonetta 3. Narrativamente i titoli saranno strettamente connessi e avere un quadro complessivo degli avvenimenti della storia permetterà ai giocatori di gustarsi il titolo almeno 100 volte tanto. O almeno così dice Kamiya. Quindi tempo ne avete ancora parecchio, ma meglio portarsi subito avanti col lavoro. Avete giocato a Bayonetta 1 e 2? Va bene, passiamo alle notizie del giorno e partiamo facendo una sorta di rassegna stampa delle recensioni di Mario Strikers Battle League Football che sono uscite oggi alle 15. Questa volta però non ci limiteremo a raccogliere i pareri della critica internazionale, ma potrò dirvi direttamente la mia sul titolo. Ho avuto infatti la possibilità di recensire il gioco in anteprima e trovate la
mia opinione sia sul sito di Avriai che sul loro canale YouTube. Diciamo che, a parte una piccola anomalia proveniente dal Giappone, la critica sembra abbastanza allineata sul giudizio nei confronti di Mario Strikers. Famitsu ha dato al titolo solo 32 su 40, ovvero i 4 recensori si sono espressi con un 8 a testa. Un voto che, se messo in relazione al 33 di Mario Tennis Aces e Mario Golf Super Rush, fa un po' impressione. Ma non dimentichiamoci che Famitsu diede il perfect score, 40 su 40, a Nintendogs, quindi mi sa che hanno dei gusti leggermente differenti rispetto al pubblico occidentale. In ogni caso, credo che ad aver penalizzato Strikers in Giappone ci abbia pensato l'assenza di contenuti per il single player. Si tratta infatti di un gioco votato interamente alla competizione online e per il gaming in solitaria non c'è praticamente nulla. Qui si apre un discorso parecchio complesso. Quanto incide nella valutazione di uno sportivo arcade la presenza di uno story mode o di una modalità avventura? Abbiamo visto che molto spesso queste aggiunte si rivelano essere dei riempitivi deludenti e quello che conta alla fine è sempre la bontà del gameplay. E in questo Mario Strikers è impressionante. Battle League è sì un arcade, ma allo stesso tempo si tratta di un gioco complesso e stratificato che non è affatto semplice da padroneggiare. C'è un timido senso di progressione rispetto a Switch Sports e inoltre l'online è gestito decisamente meglio. Certo, Nintendo poteva da subito presentare più contenuti per Strikers, avere solo 10 personaggi è abbastanza deprimente, ma al contempo la promessa di futuri update apre uno spiraglio di speranza per quanto riguarda il supporto continuo al titolo, che per un gioco votato all'online è una caratteristica fondamentale. Insomma, il mio avviso è quello di comprare a occhi chiusi Strikers se siete in cerca di un titolo multiplayer graffiante e appagante, ma se cercate qualcosa da portare avanti in singolo, girateli alla larga, almeno per ora. Comunque, stasera sarò in live sul sito Viola per parlare di Strikers e rispondere alle vostre domande. Vi aspetto! Se vi dico di pensare a un seguito di un titolo Nintendo che l'azienda stessa ha deciso di nascondere e non pubblicare mai più, che gioco vi viene in mente? No, 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 oggi non parleremo di Mario Galaxy 2, ma questa storia che sto per raccontarvi è ancora più assurda della sparizione del titolo per Wii e riguarda il seguito non ancora annunciato di One to Switch. Questo report arriva dal sito FanByte, che afferma di aver ricevuto le informazioni da fonti affidabili, ma di cui non possiamo verificare la legittimità in nessun modo. Quindi, piccolo disclaimer, prendete questa storia per quello che è. Comunque, a quanto pare Nintendo, dopo il successo di One to Switch, che ricordiamo ha venduto più di 3 milioni di copie, avrebbe messo immediatamente in cantiere un seguito. Le cose durante lo sviluppo però si sono complicate parecchio e il team non è riuscito a trovare da subito l'idea vincente per proporre un seguito di quello che era sostanzialmente una demo tecnica venduta a prezzo pieno. Un conto è proporre un prodotto del genere al day one, senza scelta nella lineup e con tanta curiosità da parte del pubblico, un altro è provare a ricreare la stessa magia anni dopo. Gli sviluppatori allora si sarebbero ispirati al party game Jackbox per tirare fuori una sorta di show interattivo dove fino a 100 giocatori avrebbero potuto partecipare a delle lobby online attraverso l'utilizzo degli smartphone come controller. Da qui il titolo, Everybody's One to Switch. Il gioco vedeva come presentatore un cavallo bipede che assomigliava a un uomo con addosso una maschera da cavallo di gomma, chiamato semplicemente Horse, nome che alla platea internazionale, almeno secondo i creatori, doveva risultare molto familiare. Già dalle premesse, insomma, sembra un titolo completamente fuori di testa, ma la cosa più assurda è che Everybody's One to Switch doveva essere un titolo indirizzato a una demografica ampia, sostanzialmente famiglie comprendenti mamme e bambini. Solo che durante le sessioni di playtesting il gioco è stato schifato da tutti, anche dalla demografica di riferimento. Nintendo comunque non si è data per vinta e a quanto pare avrebbe comunque già preparato tutto per la distribuzione del titolo e nei magazzini dell'azienda ci sarebbero già scatoloni e scatoloni di confezioni di Everybody's One to Switch pronte per essere spedite. Solo che nessuno sa cosa farci con questo seguito. Qualcuno ai piani alti ritiene che commercializzare un prodotto del genere rischierebbe di danneggiare la reputazione della compagnia e altri invece suggeriscono che l'unico modo per rendere appetibile un prodotto così scadente sia quello di infilarlo all'interno del pacchetto aggiuntivo dell'NSO, nella speranza così di attirare i curiosi senza metterli davanti a una palese barriera di prezzo e riuscire così ad avere anche abbastanza giocatori attivi per partecipare a epici minigiochi come Tombola e il gioco delle sedie. Poracci, comunque vi lascio il
link alla storia completa, perché ci sono delle chicche incredibili, tra cui anche il nome in codice che è stato dato internamente al titolo, che non è proprio lusinghiero. Secondo voi Nintendo troverà mai il coraggio di pubblicare Everybody's Want to Switch? Ma soprattutto, ci credete che possa fare così tanto schifo? Gioco poraccio per eccellenza. E chiudiamo con l'immancabile rumor riguardante Hideo Kojima. Se non si parla del papà di Metal Gear, si parla di Switch Pro. Se non si parla di Switch Pro, ci sono i rumor del Nintendo Direct, e se scarseggiano i rumor sul Nintendo Direct, si torna a parlare di Hideo Kojima. E il ciclo del TG Poro è completo. Questa volta di cosa si parla? Silent Hill, Abandoned, il misterioso nuovo progetto commissionato da Microsoft, pensato per sfruttare il potere del cloud? Non si sa, per ora è spuntato fuori solo un nome in codice: Overdose. Il leaker Tom Henderson ha condiviso questa storia sul sito Triad Guides, dove racconta di aver ricevuto del footage della nuova opera di Kojima, che presto verrà svelata al grande pubblico. Nel filmato si vedrebbe l'attrice che ha interpretato Mama in Death Stranding, ma secondo Henderson non si tratterebbe del sequel del gioco con protagonista Norman Reedus. Nel breve filmato, presentato con una visuale in terza persona, Margaret Qualley, vestita con un abito blu e armata solo di una torcia, si aggira per dei corridoi bui. Non sappiamo nient'altro del gioco se non che si potrà passare in una visuale in prima persona, ma alla fine del trailer c'è un jumpscare che lascia il posto alla scritta Game Over tutta maiuscola, seguita da A Hideo Kojima Game, che lascia poi il posto a, sempre tutto maiuscolo, Overdose. Che sia questo il titolo della nuova produzione di Kojima Productions? Il titolo potrebbe essere svelato sia durante la Summer Game Fest, sia in occasione dell'Xbox Showcase. Secondo voi, poracci, avremo notizie dal Kojimone nazionale? Intanto vi faccio presente che a Henderson è arrivata direttamente dalla Kojima Productions la richiesta di cancellare questa storia. Quindi, insomma, qualcosa potrebbe bollire in pentola, ma mai fidarsi di Hideo Kojima e delle sue strategie per trollare tutto il pubblico. E questo era tutto per oggi. Poracci, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera alle 22 sul sito Viola per parlare insieme di Mario Strikers Battle League Football. Risponderò alle vostre domande, oppure a domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, come al solito, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Strikers, Michele League, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Poro non accende il microfono, no. E quindi ricomincia da capo.